Rematch a 7 giorni di distanza, si va al Palacavina di Imola, un fortino per il Romagna, ma questa Carpi ha fatto quello che nessuno era riuscito a fare in campionato, ovvero infliggere una sconfitta alla squadra di coach Tassinari. Da dove ripartire e come riuscire a non pensare alla gara d'andata là ad Imola? Siamo ancora tutti felicissimi per sabato, non immaginavamo una partita del genere da parte nostra. Da dove ripartire? Ripartire dalla difesa, 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 difesa. Sappiamo che lì sarà una guerra per 60 minuti e dal fischio di inizio al fischio di chiusura sarà battaglia, battaglia vera. Com'è nata l'impresa contro Romagna e se pensate adesso di poter capovolgere non solo un risultato come siete riusciti a fare qui al Vallauri, ma anche una classifica, perché in caso di impresa, nuova impresa, di vittoria al Cavino dove nessuno ci è riuscito, si parlerebbe addirittura di primo posto. Sì, ci giochiamo tutto, tutta la stagione ce la giochiamo a Imola, secondo me una vittoria veramente ci porterebbe alle stelle. La vittoria di sabato ci dà coraggio perché finalmente siamo riusciti a battere Imola dopo 4 match e adesso dobbiamo andare lì con piedi per terra. Lavoreremo tutta settimana, prepareremo al massimo questa partita e sabato vincerà il migliore. Si è parlato molto di come è nata questa vittoria in settimana, una vittoria che probabilmente avete cominciato già a costruire nella sconfitta, nell'ultima giornata di regular season proprio a Cavina. Sì, anche in Coppa Italia la partita, comunque sapevamo che tutte e due le squadre venivano da 2 sconfitte in semifinale, quindi era una partita vera. Lì a Imola è stata una gran partita, si è visto che 5-4 primo tempo le difese prevalgono sia da una parte che dall'altra e sarà la stessa cosa sabato, le difese faranno la differenza, chi avrà una difesa migliore vincerà. Sia Berzic che Nardo hanno giocato nonostante di fatto non si fossero allenati per rispettivi infortuni, questo è un ulteriore sintomo di una squadra che ci tiene e di un gruppo vero. Sì, siamo un gruppo, quest'anno veramente la nostra arma è il gruppo. Gli altri anni secondo me non era così, quest'anno la forza sicuramente non la fanno magari i singoli ma il gruppo, questa squadra è fantastica.